capo, quello che chiamavamo col nome, il capo, cioè che era tipo di famiglia ormai. E, per cui è un, cioè è un frequentare quelle cose, quel mondo, quindi molte volte si aveva improvvisare, non abbiamo improvvisato niente, cioè è chiaro che io nel mio studio trovavo molte cose da cui i testi erano estratti, quindi guardando i testi di riferimento dove erano quelle cose lì, per cui pensando che le ho scritte io, come dire, no? Cioè frequentavo anche l'idea da cui ero partito per scrivere quelle cose. Per cui avevamo una specie di bagaglio e andavamo tutti i giorni sul set con questo bagaglio di possibilità, per cui ci siamo sempre detti che per questo sarebbe stato un film in cui dovevamo raccontare anche questa libertà, e per cui siamo stati pronti anche a, si dice improvvisare appunto, cioè c'è poco, cioè di lanciarci, più che di improvvisare, di lanciarci su delle altre cose scritte da Giacomo che non erano nel film, o di lanciarci sulle stesse cose scritte da Giacomo ma immerse in tempi diversi, perché questa è un'altra grande cosa di Leopardi, che ogni volta che rileggiamo una cosa ci porta a qualcos'altro, no? Per quello c'è un dialogo, perché ogni volta che cambiamo noi cambia anche la poesia. Mi è capitato anche quando leggo le cose adesso rispetto a se si parla di un film di leggere in maniera completamente diversa, per cui era per restituire questo questa impossibilità della definizione, no? Sia dal punto di vista professionale che umano è stato un percorso enorme. Forse sicuramente il film che ho preparato di più, ho avuto bisogno di preparare di più, perché per come lavoro io non sono capace in realtà di passare attraverso una forma, di trovare il modo giusto di dire una cosa o di interpretarla. Io ho bisogno realmente di frequentare l'ambiente che frequenta il protagonista della storia che vado a raccontare, cioè ho bisogno veramente di immergermi dentro le cose in cui è immerso il protagonista, qualsiasi esso sia. In questo caso ho avuto la fortuna appunto di non solo di avere un'infinità di materiale, tanto che a un certo punto mi dava anche fastidio l'idea che dovessimo cominciare le riprese.